Ciao a tutti, ben ritrovati alla sesta puntata di Disegniamo gli animali. Benvenuti a chi è nuovo, bentornati a chi c'è sempre stato. E come al solito l'animale l'avete scelto voi, ma io mi sono complicata la vita. Quindi buona visione e buon lavoro. Come al solito i materiali per il nostro lavoro sono foglie da fotocopia, gomma e matita. Anche oggi non ho realizzato una scheda, ma perché non ho trovato la posizione che mi piaceva e me ne sono selezionate tre di foto che vi metterò come al solito all'interno del mio blog e grazie alla quale andrò a realizzare il mio disegno. Ora, come al solito, inizierò schematizzando il mio lavoro. E partendo dalle linee base, anche perché considerate che il fenicottero è davvero molto semplice, parliamo di un ovale che fa parte del corpo, della testa che è un altro ovale, di una linea che unisce le cose, unisce i due ovali e le nostre gambine secche. Questo diciamo che è lo schema base del nostro fenicottero. Andarlo a realizzare però in una posizione un pochino più particolare, deve essere studiato apposta. Come vedete, il collo del fenicottero non è semplicissimo da realizzare, soprattutto se piegato, perché bisogna vedere effettivamente come si piega. A me sembra di averlo reso bene, però adesso andrò a ripulire il nostro disegno per cercare di capire se effettivamente funziona o se è da rifare. Schematizzare i personaggi che stiamo disegnando ci aiuta a non perdere tempo
in modo che se ci siamo sbagliati non abbiamo un personaggio già be bello definito da dover rifare da capo, ma semplicemente lo schema, come è successo per me con questo pulcino, perché come l'avevo realizzato prima non mi piaceva, stessa cosa vale per il collo. Ho mantenuto lo schema, vedete, non ho, l'ho solo ripulito un po', però ho aumentato le forme che non avevo messo prima ed è ancora geometrico quanto come prima. Questo perché non ero sicura di essere riuscita a mantenere le proporzioni adatte sia del pulcino che del fenicottero, che del collo e che della testa. Al momento mi ritengo soddisfatta della base del mio disegno e quindi andrò a perfezionarlo. E anche il fenicottero lo abbiamo fatto. Trovate tutte le immagini che ho utilizzato per prendere ispirazione sul mio blog e ci vediamo lunedì. Mi raccomando, rimanete collegati nelle prossime giornate perché sceglieremo un nuovo animale e lo faremo insieme.